Andiamo a parlare di infertilità, un fenomeno che colpisce tantissime coppie. Do il benvenuto per parlarne al dottor Mario Montanino Oliva. Benvenuto. Allora, buongiorno a voi. Grazie di essere con noi, Mario. Allora, Mario, parlavamo prima del fatto che l'infertilità sia un fenomeno che colpisce molte coppie e la prima cosa che mi viene da chiederti è come è cambiato anche il modo di concepire l'infertilità. Perché? Perché chiaramente oggi più che parlare di problema della donna si parla di problema della coppia. Ecco, in tutto questo ti vorrei coinvolgere per un tuo punto di vista, anche spiegando ai nostri ascoltatori, raccontando ai nostri ascoltatori il tuo percorso professionale. Allora, buongiorno ancora Davide. Allora, assolutamente il problema al momento è un problema di coppia. Infatti non si parla più di infertilità come un concetto riferito a un problema solamente femminile, ma l'infertilità viene presa, valutata a tutto tondo nella coppia. Allora, io ho un percorso, mi sono appassionato a questo sin da quando mi sono laureato in medicina, avevo un po' di tempo da perdere, volevo imparare molto bene l'inglese e me ne andai in Inghilterra. Ho avuto l'occasione di frequentare per 4-5 mesi la clinica a Cambridge, dove era stata fatta la prima fecondazione in vitro al mondo. E da lì è venuta questa passione appunto per l'infertilità e tutte le problematiche. Se io penso al periodo di 30 anni fa, dove era solamente la donna che veniva esaminata, la donna che veniva valutata e veniva vista principalmente nel 90% dei casi come problema appunto di infertilità, mi rendo conto che molto è cambiato. Ora l'approccio è diverso, c'è più consapevolezza anche da parte dell'uomo e sappiamo che ormai nel 40% dei casi di infertilità questo dipende da un fattore, quello che diciamo noi addetti ai lavori chiamiamo fattore maschile. E c'è anche una consapevolezza, devo dire, da parte degli uomini che si sottopongono senza problemi a esami specifici, quando in effetti un po' di anni fa mi ricordo sempre molta reticenza per eseguire quello che poi è un banale esame del liquido seminale. Ecco Mario, tu sei responsabile del settore chiaramente fertilità in Alta Medica, medicina della riproduzione, questa clinica di Viale Liegi 45, molto importante chiaramente qui a Roma. Quanti casi di questo tipo ricevi e soprattutto che tipo di problemi registri nelle persone che si rivolgono a te? Allora, diciamo, io parto da un punto di vista privilegiato, essendo la Alta Medica una delle strutture di riferimento, almeno per il centro Italia, è una delle più grandi sicuramente in Italia e a Roma per quel che riguarda la medicina della riproduzione e perciò per quello che riguarda tutte le tecniche di fecondazione in vitro. Naturalmente è una tipologia di persone molto disparata perché i problemi di infertilità sono i più vari. Sicuramente il problema principale, sembra una banalità dirlo, ma è l'età. Cioè l'Italia è uno dei posti, dei paesi in Europa dove si fanno i figli più tardi, perciò il fatto di pensare di fare un figlio in un'età un po' avanzata, la donna un po' si scontra con le difficoltà, la difficoltà nel appunto concepire. Nel non riuscire a concepire. Perciò vediamo molte donne o molte coppie dove in effetti non hanno nulla, non c'è nessuna patologia e vengono anche consapevoli di stare bene, dove però molte volte gli devi spiegare che forse la difficoltà è proprio nell'età. Poi naturalmente, come detto, vi è una grande quantità di fattori legati appunto alla patologia maschile. Donne, ora non voglio proprio andare nel dettaglio specifico, però ad esempio con l'ovaio policistico, perciò patologie dove hanno proprio difficoltà a ovulare e molte volte dove il sovrappeso è sia nell'uomo e nella donna una delle concause principali. Ecco, chiaramente sovrappeso, ovaio policistico, ma ci sono anche fattori genetici che possono interferire nella fertilità maschile e femminile? Esistono dei fattori genetici e che naturalmente vanno valutati, sta allo specialista avere il sospetto che ci possa essere una patologia genetica,
però ad esempio in un centro d'eccellenza quale può essere appunto Alta Medica, dove metà della struttura è dedicata alla genetica, possiamo sicuramente fare una diagnosi appropriata. Qual è in tutto il processo di eventuale diciamo inseminazione artificiale, fecondazione in vitro, il ruolo del medico? Allora, intanto non bisogna aver paura della fecondazione in vitro o della terapia. Io quando sento quelle parole tipo bombardamento ormonale non le voglio sentire. Anche perché rispetto a tanti anni fa, insomma, i medicinali sono cambiati. Assolutamente, eh? I medicinali sono cambiati, cioè sono dei controlli, sappiamo come gestire al meglio questi medicinali, perciò sicuramente le problematiche che vedevo 20-25 anni fa, diciamo che ora non si vedono. Perciò il processo fondamentalmente per fare una fecondazione, la donna deve sottoporsi a una terapia ormonale che dura circa 10-12 giorni, con delle iniezioni quotidiane sottocute, può condurre assolutamente la sua vita normale, non c'è nessuna interferenza con farmaci, non avrà nessun tipo di fastidio. Perciò è un discorso molto anche di approccio, come la coppia approccia a questa problematica, perché poi l'intervento in sé per sé, dopo la stimolazione ormonale, si passa al prelievo degli ovociti, alla fecondazione in vitro e dopo 5 giorni con una metodica assolutamente indolore, molto molto semplice, vengono trasferiti gli embrioni all'interno dell'utero. Mario, quanto conta l'aspetto psicologico in una coppia che sta intraprendendo questo percorso? E per l'appunto ti chiedo qual è il ruolo del medico in tutto questo. Allora, l'aspetto psicologico conta molto, il ruolo del medico è importante, ma a questo punto direi che è ancora più importante il ruolo dello psicologo. Infatti noi abbiamo uno psicologo, una psicologa che ci affianca nel percorso, perciò nel seguire i nostri pazienti, che molti di loro hanno bisogno di un conforto, di una consulenza, di sentirsi un attimino più tutelati da un punto di vista emotivo. Anche perché la riuscita, diciamo, della fecondazione non può essere mai assicurata. No. E quindi in questo percorso anche rivolgersi magari a un professionista del mondo della psicologia per un anche per un eventuale fallimento può aiutare. Assolutamente. Quando si affronta un percorso, naturalmente c'è una prima fase in cui c'è la paura di quello che vai ad affrontare, però come ho detto è una, diciamo, è un percorso da un punto di vista fisico veramente molto tranquillizzante e scevro da rischi o da pericoli. Il pericolo più grande purtroppo è quello emotivo, è quello dove devi affrontare un fallimento per tutte le aspettative che tu avevi su questa tecnica, che per qualcuno rappresenta veramente un'ultima spiaggia, un'ultima possibilità di avere un figlio, di poter concepire. E allora Mario, diamo qualche riferimento per entrare in contatto con te e con il tuo mondo professionale. Chiaramente tu, come detto, sei ad Alta Medica, Medicina delle Riproduzioni, Viale Leggi 45 a Roma. Il numero di telefono è lo 06 85 05 605. Poi c'è il tuo sito web che è mariomontanino.it, su Instagram dr.mariomontanino, su Facebook lo stesso, anzi è dr.mariomontanino.oliva, e la tua mail è mario.montanino@artemisia.it. grazie a Mario Montanino Oliva per essere stato nostro ospite. Grazie Davide.